Buongiorno, mi chiamo Elvira, vengo da Calvi. Ho acquistato l'edicola nel 1998 per mia figlia, che poi sono subentrata io perché lei ha iniziato i studi. Stavo prima via Roma, dentro al centro del paese, poi per motivi di lavoro sono venuta qui in Viale 13 Giugno, perché il lavoro era cambiato, nel senso c'erano più vendite. L'inizio sinceramente è stato abbastanza, le vendite sono state maggiori rispetto adesso, perché i giornali purtroppo è andato sempre più a scemare. E per i bambini no, essendo vicino alla scuola le mamme passano all'edicola e comprano per farli un accontentino, purché stiano bene i bambini che vanno a scuola contenti. Quello che mi dispiace tantissimo è che la lettura, purtroppo, tipo Topolino, del Topolino, Paperino e cose varie dei fumetti, non c'è più la vendita che c'era prima, perché ora col fatto che i bambini vogliono più le cose manuali, giocare, bustine, cose varie, perché le vedono in pubblicità sempre. Il nostro lavoro è maggiorato per la pubblicità che fanno in televisione dei prodotti che escono in edicola. Maggiormente sono le persone anziane che comprano ancora i quotidiani, fortunatamente, e le signore che comprano gossip perché sono curiose, anche la settimana chimistica, cose per mantenere il cervello, dicono loro. E poi abbiamo anche l'ospedale, io ho anche il servizio in ospedale. Due volte a settimana scendo in ospedale e lì mi cercano loro per le ricariche, per gratta e vinci, per i servizi dei bollettini. Si lavora queste cose. Questa abitudine si è mantenuta nonostante che è andato purtroppo sempre male l'ospedale, ma nello stesso tempo sono subentrate altri servizi e io vado, scendo due volte a settimana, mi cercano loro perché vogliono mantenersi in pratica sempre aggiornati per quanto riguarda i fatti quotidiani e cose varie. Abbiamo avuto la fortuna di inserire anche la lottomatica, che ci fa servizi sia dei bollettini, gratta e vinci, ricariche, cose varie. Ora io la mattina apro alle 7:30 fino alle 1, poi dalle 1 fino alle 4 l'edicola rimane chiusa e di conseguenza fortunatamente ho una vetrina fuori esterna che chi vuole guarda, può decidere se comprarla o no a venire la sera. E se questa poi è una cosa che loro chiedono, che magari io non ce l'ho, c'è la possibilità di comprarlo, di prenderla anche tramite la prima edicola. Io già sono inserita a questa cosa, basta che io chiedo e loro me le mandano. Sono contenta di far parte Magliano in Rete, in quanto come progetto ci dà più visibilità.